Siamo ritornati nel solito set. No, lo vedete forse un pochettino migliorato, qualche piccolo upgrade. Ma siamo nel solito set. Stavolta però con un volto nuovo. Abbiamo qui con noi Noemi. Hola. Salve. Questo è il primo episodio della seconda stagione, chiamiamola così, della seconda serie parallela, non cancelliamo, tranquilli, quella con Riccardo, di Trasformo un mio iscritto, una versione un po' al femminile, chiamiamola Trasformo una mia iscritta, in cui appunto accompagneremo, guarderemo tutti quanti, ci siete anche voi un po' da spettatori, nel percorso nutrizionale che farà appunto Noemi. Noemi è venuta qui con diversi obiettivi, che esulano forse un po' da quelli anche comuni per i quali forse vi conoscete, che comunque di cui parliamo spesso appunto qui su YouTube, riguardano appunto cosa, Noemi? Magari ce ne vuoi parlare tu? Praticamente il mio focus è ritornare a stare bene, cioè avere un corpo funzionale, perché attualmente sono rimbalzata fra varie diete e comunque problemi di salute che non mi fanno, insomma, vivere una vita normale. Avendo io questi problemi intensi di intestino, che comunque questa patologia, che è il dolico colon, non so più che pesci prendere, cioè mangio, mi gonfio, sto male e quindi voglio trovare una quadra. Per chi non lo sapesse, il dolico colon si tratta fondamentalmente di una anomalia anatomica in cui l'ultimo tratto del colon è più lungo, quindi essendo più lungo viene assorbita più acqua dal nostro chilo, quindi fondamentalmente la problematica poi sta nell'alveo, quindi solitamente c'è un alveo stittico, quindi stitico. Quindi questa qua è una delle problematiche di salute, forse quella più brutta che ti affligge da tanto tempo. Ovviamente noi non possiamo andare a modificare l'anatomia del tuo colon, però possiamo sicuramente agire con la dieta a ottimizzare, diciamo, tutti gli aspetti che ti possono portare ad avere un alveo più regolare e vedere un po' se la situazione migliora. Però non è soltanto l'unica patologia di cui mi hai parlato, mi sembra. Non così tanto. No, dai, così sembra davvero orribile. Hai anche l'IBS fondamentalmente. Sì, da tanto che me lo porto dietro e quindi anche lì è sempre il problema di non so che mangiare, e quindi visto non so che mangiare neanche in che quantità, attualmente provo un po' di tutto e mi segno anche davvero con un quaderno, tipo questo sto bene, questo vediamo, riproviamo. Quindi visto che sono stanca anche di fare da me, ho cercato proprio per questo il tuo aiuto, perché voglio trovare proprio un metodo per andare avanti, insomma. Esattamente, una strategia, diciamo, esatto, per poter mangiare bene, cioè mangiare abbastanza, sì, varia. L'IBS è, diciamo, una patologia che prevede, insomma, un intestino irritabile che non tollera alcuni alimenti. In particolare non tollera una categoria alimentare che sono i FODMAPs, ovvero degli alimenti che hanno degli zuccheri fermentiscibili. Quindi cosa succede? Si mangiano questi alimenti, non vengono digeriti, questi zuccheri fermentano nell'intestino e causano gonfiore, con poi tutte le problematiche e dolori intestinali che, diciamo, percepisci talvolta. Ovviamente anche qui dobbiamo cercare di avere una dieta quanto più varia possibile, che ti permetta di mangiare abbastanza vario e regolare, senza soprattutto andare incontro a carenze, che è una cosa sicuramente importante, e allo stesso tempo però stare bene dal punto di vista intestinale. E infine, perché non siamo qua soltanto per la salute, seppur sia la parte centrale, diciamo, del percorso, sei qui anche per un obiettivo estetico. Sì, voglio, insomma, proprio fare quella che è la ricomposizione corporea. Voglio migliorare le mie prestazioni fisiche con l'allenamento, ma anche vederle visivamente con una dieta adeguata e vedere finalmente i risultati di definizione. Ok, perché tu ti alleni? Sì, io mi alleno attualmente due volte a settimana con un personal trainer, quindi insomma sto cercando di fare un allenamento mirato. Ma hai anche una storia di allenamento? In generale sono sempre stata una sportiva, ho fatto nuoto agonistico, ne ho fatti mille di sport. Nell'ultimo periodo ho fatto anche pugilato e mi allenavo molto di più, mi allenavo almeno 5 volte a settimana. Poi per motivi lavorativi ho trovato la via del personal trainer, che è più comodo ovviamente, e mi sto trovando comunque molto bene, però ho diminuito gli allenamenti a settimana. Sicuramente potrebbe essere una strategia giusta quella della ricomposizione corporea. Come sai, in realtà io la sposo tantissimo, su tantissime persone secondo me è la scelta più giusta. Immagino, non ti ho ancora misurata, pesata, però a guardarti direi che potrebbe essere anche una strada giusta per te, perché non mi sembri in sovrappeso, quindi non c'è necessità di perdere peso, non mi sembri nemmeno in sottopeso, quindi non credo ci sia la necessità di prendere peso, quindi sia fare bulking sia fare cut non mi sembrano delle strade viabili o comunque necessarie. Potremmo anche fare tutto tramite appunto la ricomposizione corporea.
Io direi di pesarci, misurarci, fare un bel check della tua situazione attuale e dopodiché valutiamo un pochettino il da farsi e vediamo un po' come dover costruire la dieta appunto per poter ottenere tutti questi risultati a 360 gradi. D'accordo Noemi, adesso facciamo allora il check della composizione corporea completo, quindi prendiamo il peso, poi facciamo tutte le circonferenze, andiamo anche la plicometria, giusto qualche plica, qualche millimetro di qualche plica, e poi facciamo l'esame di bioimpedanziometrico. Momento della verità, eh? Allora, il primo peso è 55,8, puoi scendere. Più o meno era, seguiva le tue aspettative? Sì. Assolutamente, poi ti confermo che è enorme peso. Prendiamo le circonferenze, quindi stai rilassata, respira normalmente. Siamo a 70 cm, piedi uniti, che prendiamo i fianchi, su un po' le mani così c'è più margine. Ok, qui siamo a 97. Adesso metti il braccio piegato così, questo di destra. Distendilo, tienilo sempre rilassato. Qui siamo a 29, un po' scarsi, però sono 29, ecco, 29 precisi. E poi prendiamo la circonferenza della coscia, quindi fai un leggero passo avanti con la gamba destra, leggerissimo. E qui siamo sui 53. D'accordo. Allora, proprio su queste circonferenze sicuramente quello che vogliamo fare è migliorare sulla, magari sulla circonferenza vita, seppur non sia comunque altissima, è 70 cm, diciamo che anche per la tua altezza ci sta, non è una circonferenza particolarmente alta, però sicuramente vogliamo magari appiattire un po' la circonferenza vita, che è una circonferenza più adiposa, e migliorare maggiormente sulle circonferenze muscolari, il che non vuol dire tanto nemmeno prendere alcune circonferenze, ma anche mantenerle, ma migliorare la plica, perché vuol dire così che si sta assottigliando la parte di grasso sottocutaneo e si sta aumentando invece la parte di muscolo. Prendiamo giusto qualche plica. Ok, qui siamo a 12 sulla plica addominale. Vediamo la plica femorale. Siamo a 24. Girati un attimo, prendo la plica tricipitale. Qui siamo a 16, rimani sempre così. Ok, prendiamo la plica sottoscapolare. Qui siamo sugli 8. Adesso girati, che prendiamo la plica sovrailiaca. Qui siamo a 7. D'accordo. Quindi questi qui sono dei valori che invece dobbiamo tendere sempre a ridurre. Tutte le pliche che abbiamo preso, più sono ridotte, sicuramente più si assottiglia lo strato di grasso sottocutaneo. Adesso ti cambio un attimo la carta, ti sdrai. Allora, testa da quella parte, pancia in su e togli il calzino di destra. Ok. Così. E divarica un po' le gambe, fai in modo che non si tocchino fra loro. Ancora un po' questa qui, perfetto. Puoi rivestire. Per quanto riguarda in realtà la BIA, devo dirti che non parti nemmeno da una base malvagia. L'esame ci dice che hai una massa grassa del 15%, che per essere una donna guarda che non è per niente bassa. Per il resto invece ci dice poi che c'hai 23 kg, ti stima che ci abbia tu 23 kg di muscoli. Una cosa che sicuramente però ti dico è questo qui. Tutti i dati, come ad esempio massa grassa, massa magra che ci dà la BIA, sono sempre delle stime in un certo senso. Invece ci sono dei dati che sono un pochettino più misurati e quindi sono, diciamo, anche più attendibili. Uno di questi è l'angolo di fase. Senza starti troppo a spiegare, vedilo un po' così. Ci sono dei valori di riferimento dell'angolo di fase. Se questo angolo di fase è sotto questi valori, vuol dire che c'è una scarsa massa muscolare, diciamo. Invece se sta sopra questi valori, diciamo che c'è una buona massa muscolare, una buona composizione corporea in realtà. Per farti un esempio, angolo di fase sui 3,5 patologico, magari degli anziani che sono inattivi da tantissimo tempo, molto sedentari, che hanno perso tanti muscoli, insomma, in sarcopenia. Invece angolo di fase di 8,5-9 i bodybuilder in gara, ok? Quindi questo valore è un valore da tenere in considerazione. Normalmente l'angolo di fase sta tra i 5,5-6,5, in chi si allena può stare anche più in alto, invece tu hai un valore di 4,98, quindi questo qua è sicuramente un valore che monitoreremo e che vogliamo che aumenti nel tempo. Ok? Perché è, diciamo, un po' un indice che ci dice come sta andando la ricomposizione corporea. Per il resto invece, per quanto riguarda le stime, ci dice che a livello muscolare per il tuo peso non sei messa per niente male, ma in realtà si vede pure, comunque è una buona base, sicuramente frutto del fatto che hai fatto per tanti anni sport, e allo stesso tempo invece non hai una massa grassa eccessiva. Sicuramente c'è qualche nefritismo dovuto alla pelle, però come dico sempre, c'è sempre da migliorare. Però attenzione che qui ti tiro subito le orecchie, guarda l'acqua. L'acqua, diciamo, che dovrebbe stare dove c'è questo 40 qui, e invece siamo dove c'è questo 33 qui. Quanto fondamentalmente o 32, esatto, sei disidratata. Ed è una cosa che ovviamente anche per quello che dicevamo riguardo alle varie problematiche anche intestinali deve essere sicuramente corretta. Ok, devi bere abbastanza, obiettivo almeno 2 litri.
Ok, va bene. Almeno. Va bene. Per il resto, io questo esame comunque te lo mando e te lo puoi studiare un pochettino anche tu. Io ti direi di mettere le cose sicuramente un po' in ordine di importanza, nel senso che in primo luogo sei venuta qui con una problematica legata anche alla salute, nel senso che sei venuta qui dicendomi guarda, non sto particolarmente bene, ho una storia che praticamente mi ha portato ad avere sempre delle problematiche intestinali di vario genere, quindi io ti direi uno dei nostri obiettivi principali deve essere sicuramente quello di migliorare dal punto di vista della sintomatologia intestinale. Quindi come dicevo un po', la strategia che attueremo sarà sicuramente quella di escludere per una prima parte del percorso gli alimenti con i FODMAPs, perché questi alimenti, come ti spiegavo, possono non essere digeriti completamente e quindi possono determinare gonfiore intestinale, il che ovviamente, come notato, non ti fa stare particolarmente bene. E poi successivamente, quando la sintomatologia sarà, diciamo, in remissione, faremo una fase di reintroduzione graduale di questi alimenti, li testeremo, diciamo, uno per uno in maniera tale da verificare quali effettivamente ti danno problemi. Tu già qualcuno lo hai individuato, quelli che ti danno problemi li escludiamo del tutto, almeno per adesso. Invece tutti quegli alimenti che reintroduci e non ti danno alcun sintomo, magari appunto li riprendi ad assumere, proprio perché la dieta low FODMAPs comunque è una dieta abbastanza restrittiva e davvero poco varia, quindi non puoi tenerla per un periodo di tempo troppo lungo. Sicuramente tenuta per un breve periodo di tempo, ma dobbiamo poi spostarci e cercare di allargare quanto più possibile la tua alimentazione. Allo stesso tempo però c'erano tutti gli altri problemi legati all'alvo e al dolico colon, e quindi in questo caso, come ti dicevo, ci sono tre regolette che vanno seguite. In primo luogo attività fisica, quindi sicuramente questo sia anche per la body recomposition, cercare di aumentare un pochettino il livello di attività fisica e quindi di impegnarti nell'attività appunto sportiva, ma anche attenzione nell'attività fisica non programmata, quindi cerca di camminare molto. Vedo che l'Apple Watch quindi cerca di fare 8.000-10.000 passi al giorno, cerca di fare le scale, di evitare gli ascensori, insomma tutte queste regolette. Allo stesso tempo, oltre all'attività fisica, altre due cose: mettere le fibre, quindi aumentare il quantitativo di fibre, e sicuramente questo in un primo periodo può essere anche più difficile perché stiamo in low FODMAPs, alcune verdure sono bandite, però ecco, di quelle verdure che riesci a mangiare magari ne consumi un quantitativo maggiore. Terza cosa, acqua, perché senza l'acqua, e abbiamo visto anche che sei particolarmente disidratata da oggi, però ecco, senza acqua le fibre fanno un po' un effetto tappo e quindi diciamo che peggioriamo un po' la sintomatologia. Quindi ecco, dal punto di vista delle problematiche intestinali, queste tre regolette più di low FODMAPs all'inizio, quindi quattro cose da seguire. Dopodiché non è troppo di secondaria importanza, però sicuramente ha una rilevanza un pelo minore, quello della ricomposizione corporea. Quindi tu mi dicevi anche che hai avuto una composizione corporea migliore di quella attuale, mi dicevi, sì, che hai avuto quanto? Esatto, anche 12. Anche il 12% di grasso? Sì, ed era il periodo in cui però mi allenavo tanto, perché facendo pugilato andavo almeno 5 volte di allenamento duro e puro da un'ora. Quindi okay. Sì, cioè voglio ritornare, diciamo, anche meglio, cioè voglio proprio cercare di curarmi di più, cioè di raggiungere una forma fisica buona in cui mi fa sentire anche come mi sento, capito, forte, quindi deve essere così. Ok, perfetto, allora magnifico. Quindi dobbiamo cercare di ricalcare quella composizione corporea lì, poi anche slegato dai numeri, ma sicuramente è una condizione che visivamente ti fa stare bene. Quindi questo lo faremo aumentando un po' la massa muscolare e allo stesso tempo riducendo un po' la massa grassa. Quindi imposteremo un regime che starà più o meno sulla normocalorica, cercheremo di dare un giusto apporto di proteine che sarà giustificato dal fatto che ti allenerai anche di più, e poi appunto tu ti dovrai allenare di più e dovrai impegnarti tanto a migliorare la performance, perché nella body recomposition noi vogliamo aumentare il muscolo e vogliamo ridurre il grasso, però il corpo non è che vuole fare sta cosa, cioè non gli conviene proprio. Quindi l'unico modo per poter permettere che ciò accada è mandargli un segnale forte di ho bisogno di più muscoli, miglioro le performance, divento più forte, più forte insomma a fare quel gesto, ho un carico maggiore, riesco ad allenarmi di più, più volume eccetera. Il corpo ha bisogno di più muscoli, deve creare questi muscoli, non dando appunto energia esogena dall'esterno, la ricaverà bruciando appunto il tuo stesso grasso, e quindi fondamentalmente avverrà la perdita di grasso e l'aumento di muscoli nello stesso tempo, la ricomposizione corporea insomma. Siamo carichi? Yeah.
Carichissimi. Va bene ragazzi, allora, come avete visto abbiamo un altro caso da risolvere, diciamo. Spero vogliate rivedere Noemi in un prossimo episodio e quindi restate sintonizzati, ma nel frattempo non perdetevi magari qualche altro video del canale che trovate esattamente qui, proprio qui in alto. Ciao ragazzi!